Signore e signori, ben ritrovati su Mardred, ben trovati in questo quinto episodio, dovrebbe essere con il Let's Play. Siamo quasi alla fine, ragazzi, pensavo durasse di più, sinceramente, o forse non siamo alla fine, però penso che siamo alla fine. Insomma, è un bordello, però continuiamo la storia. Allora, vediamo un po' dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Ok, nuovo obiettivo, trova il gatto, infatti ci eravamo lasciati trovando la mansarda, adesso. Ci abbiamo messo tipo troppo tempo a trovare la mansarda. E come faccio a trovare il gatto? Entrando in casa, magari, intanto. Ok, allora qui c'è un'entrata. Vediamo un po' bene dove andare. Vediamo di metterci anche meno tempo. Cos'è là? Dobbiamo controllare tutto. Svela, perfetto, controlla. Dossier del caso, sale MP ancora. Ancora serve per completare la storia. Poi di qua, dove siamo? Aspetta. Ok. Lì c'è l'uscita, qui c'è un'altra cosa da svelare. Dovrebbe essere una persona. Ed è lei, perfetto. Al piano di sopra? Sì. mi sembra un po' palese come cosa. Intanto vediamo qua, possiedi. Hai il gatto. Il gatto, dai. Allora, per correre mentre stai possedendo il gatto, usa L tenendo premuto E. Ok. Mentre corrono i gatti possono balzare sulle sporgenze, continua. No, ma che taglio. Raga, che taglio, che cosa figa. Va Gatto, vai via. bene, vado via. Ciao. Miau, no, che taglio, posso fare miau. Aspettate un attimo, io vado a fare miau, eh. Vabbè, basta, stiamo a fare un concerto. Allora, dovremmo poter salire al piano di sopra. Quindi, dove si sale però? Dove siamo adesso? In un bagno? Allora, magari se trovassi delle scale, svela intanto. Bello che possiamo svelare comunque. E qui non ci possiamo passare col gatto, merda. Ah no, però aspetta, aveva detto che potevano saltare, quindi dobbiamo uscire di casa e saltare. A few moments later. Però magari se vai più veloce, no? Io non capisco La dove. reazione funziona. Da qui? No. Che dice lui? Guardi, a volte ci si incastra qualche animaletto. Stiamo controllando che non ci sia nessuna bestiolina intrappolata. Perché? Io non capisco dove Altrimenti devo sarebbe un andare. bel problema Possiamo. nelle cucine. Ho abbandonato un attimo il gatto. Fanno una Perché puzza. secondo me non era lui la chiave di tutto. Cioè, col gatto non possiamo andare dappertutto. Neanche con lui. Ok, ora. Oh Non voglio farle merda. difficile, Nasconditi. carissima. Le sembra un centro tavola questo? Per la presenza dei demoni, ho capito. Mi Ho preso dispiace, un colpo, signora, appena ma ho visti. Ce purtroppo n'è nel uno suo là. stile puritano c'è. Che paura. Ma lo guardi, per favore, si rende conto? Secondo Sì, ma lei io qua quanta non ci plastica faccio c'è nulla nella di scatola? Neanche pensavo eclatante. fosse necessario essere così precisi. Riusciamo e andiamo. Ah, qui tra l'altro c'è una cosa da svelare. Ok. Qui anche la colonna sonora mi fa capire che abbiamo fatto qualcosa, stiamo facendo qualcosa. Però È già cosa? il primo anno. Allora, qui immagino che si torni di là. Io però penso di dover uccidere un demone. È l'unica soluzione. La mia famiglia è Non te qui. nascondi. Io devo andarla ad Una ammazzare, nobile raga. come questo è pagata per Penso. farmi venire. Ci siamo sbarcati a Salem nel 600. Abbiamo praticamente inventato noi il giorno dell'invasione. Se no che faccio? Io vado ad ammazzarlo. Ok, elimina. E vaffanculo. Perfetto, adesso. Dove si va? Di qua? Sì. Ah, là si può salire, perfetto. Ci sono le scale per salire, però dovremmo salire da un'altra parte. Giusto? Rispondetemi. Sì, perché mi dovrei nascondere qua? No, allora non abbiamo risolto nulla. Lì c'erano le scale, ma io non ci potevo salire. Qui c'è l'uscita. Merda. Quindi devo tornare qua. E il problema, ragazzi, è che io come ci vado su? E io non ci posso andare su, raga.
posso andare da nessuna parte più che altro. A meno che non provassi. Vediamo un po'. Qua no, non si può passare. Era troppo bello. Questo non succederebbe mai nella mia cucina. Sono contento, però non mi sei utile. No, sono stronzi, non mi... Che tal... No. Grande. Grandissimo. E allora facciamolo anche da altre parti. Cioè, tipo io posso salire qua sopra, no? Ti prego, se riesco a mangiare sono troppo agab. Ma raga, ma non mi si inculano di pezza. Allora, perché io dovrei riuscire con il gatto a venire di qua? Anzi, l'ideale sarebbe venire di qua. Tanto svegliamo qui. No, merda, merda, no, no. Porca troia. E mo' devo rifà. Eternity later. Allora, ho capito una cosa molto importante. Ho rifatto tutto, ho riucciso il demone. Non avevo visto questo. Cioè, ne stavano parlando, è clamoroso, non l'avevo visto. Cioè, qua, guardate cosa faccio io. Vado di qua. Poi, salto qui e sono arrivato di qua. Cioè, sono fondamentalmente un coglione perché non me l'ero accorto fino adesso. Ora, come riuscire a passare? Andiamo qua sopra. Andiamo qua sopra. Andiamo qua sopra. Raga, vi giuro che sto facendo tutto il live. Poi di qua. Secondo me. E poi? Non so, Angie. Brian è adorato. Mannaggia. Non ci credo. Oh, ero andato verso destra e invece dovevo andare dritto. Perché poi sono caduto in una stanza dove non potevo uscire. Quindi forza amicetto, vai dritto. E poi se ci riesco dovrei anche buttarmi giù. No, in realtà dovevo andare per forza a destra. Perché non c'ho tante alternative. Però una volta che sto a destra, cioè non mi va di buttarmi giù di nuovo. Perché una volta che sto qua. Va, andiamo. Non so, Angie. Brian è adorato. Perché qua mi fa uscire. Però poi da dove rientro? È anche vero che prima non ho dato molto interesse, diciamo, a questa parte. Magari c'è qualcosa da scoprire. Anche se all'apparenza non credo. Vabbè, qua sopra. Poi. No, raga. Grandissimo. Vai Micius. Vai Micius. Si arrampica. Lui è Cristo. Andiamo in mansarda Micius. Raga, non ci credo. Non ci credo. E ora? Ah, e ora magari lo abbandono. Ah, non lo posso abbandonare. Giusto. Ah no, aspetta, la strada è giusta? Sì, per forza, il tronco. Grande Micius. Mo. Io vado dritto, eh. Ah sì, là devo andare. Poi saltare qui sopra. Guardate i miei video, no? E prendeteli come tutorial per questo gioco. Che poi il fatto che io non sappia cosa devo fare è un altro conto. Ma nel video sembra di sì, quindi dai. Noi ci arrampichiamo ancora a Spider-Man. Sapevo che solamente i ragni potevano fare sta cosa. Invece anche i mici. E siamo, ragazzi, guardate dove? In mansarda. Ce lo conferma anche Mardered. Siamo entrati nella mansarda, ma non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo assolutamente. Allora, adesso lo posso abbandonare. No, anzi, lo devo abbandonare. E andiamo di qua. Sì, sì. E ora? L'ho trovata finalmente. Ma mo che ce fai? No, Sossoni. Però, chiaramente, lui è morto. Perché non trovo mai le chiavi quando devo uscire? Come scopro quello che sa? Quindi, la posso condizionare subito. E allora vai. Crepe sulla pelle. Fotografie. Allora, qui dobbiamo stare molto attenti. Io sono ufficialmente cretino. Intanto perché guardate che figa sta cosa, si muove il joystick e si muove là. No, beh, c'è scritto sopra, io ancora non ho capito. Cioè, poso il joystick perché sennò qui balliamo la samba.
Io, oddio, mi ero lasciato uno dietro. Ancora non, cioè, stiamo al sesto episodio, ancora non ho capito che l'indizio che devo trovare è la risposta alla domanda che fanno sopra. Quindi, adesso ho letto la domanda, cosa farebbe ripensare al killer della campana? Lo scopo, probabilmente. Quindi andiamo sul lo scopo. Dai, proviamo lo scopo. Dov'è lo scopo però? Cioè stava, eh? Scopo. Riprodu... Fu questo? Sì! Scopo dell'assassino. Come esci subito? Esci subito! Te lo giuro su Dio, se ti azzardi a possedermi di nuovo, io ti... Non me ne frega niente di No, quello che stai lì in regà! sospeso, hai capito? Aspetta, sto Questo ha cercando vinto il mio tutto. assassino, ok? Come Lo se ne è stesso fatto che cercava di accorgere? attaccarti un'ora fa. E se... Un minuto. Puoi vedermi e puoi sentirmi, come Puoi cazzo va? sentirmi. Spiega. Ma sei una medium. Non so cosa voglia dire, ma probabilmente è questo il motivo. Beh, sono o no il più fortunato del mondo. Ho trovato Ci ha l'aiutante avuto proprio culo, perfetto. zio. Ma perché quelli come te ce l'hanno con la mia famiglia? Aiutare i poliziotti a fare il loro mestiere non è un privilegio, è una trappola. Non sei un informatore, né un collega, né un amico. Non ti devo niente. Semmai tu devi qualcosa a me. Sì, capito. Sei tosta. Ok, ma non più di lui. Hai visto cosa può fare? Sta cercando te o qualcuno a te caro. Chiunque sia, è fortunato a essere ancora in vita. So quello che faccio e tu puoi aiutarmi a fermarlo. Devi solo rispondere a delle domande. Ecco, Senti, già adesso cambia tutto, mi eh. dispiace. Quello che è successo È è orribile. orribile, sì, mi ha Ed è salvato. Che vero tra l'altro è vero, che mi hai perché salvato. tacci Ora tua, non mi devi cosa? niente, ti ho dato la vita io. Dammi la... No, scherzavo, non mi sembra il momento, il luogo adatto per parlarne. Comunque, allora, chiedi, perché l'assassino ti cercava? Sono morto per inseguire quello stronzo a casa tua. Esatto. Sai perché ti stesse cercando? Quel maniaco cercava mia madre. Non me. Non sono nessuno. Sono invisibile. Io e mia madre abbiamo fatto di tutto perché le cose restassero così. Che poi, regà, va a finire che la morale del gioco era: ma Non te volevi potevi fai i dirmi cazzi tua? qualcosa? Allora, sì, cercava tua madre, perché lui pensa che cercava lei, quindi come cercava tua madre? In che senso cercava tua madre? Cosa vuoi dire? Io e lei siamo uguali, ma lei è riuscita a trasformare il suo dono in un lavoro rispettabile. Quindi, secondo me, era lei il bersaglio. Dov'è tua madre? Ma dov'è tua madre? È morta. Lo sapevo, regà, lo sapevo. Credo. Non è mai scomparsa senza dirmi niente prima, mai. Non so dove sia, ma sono sicura che c'entra il killer della campana. Il fatto che sia venuto da me stanotte lo prova. Sì, che poi uno se lo Se l'ha dimentica, ma tutto in uccisa, una notte, perché eh. Noi è siamo tornato a qui. casa sua? Non lo so. Senti, aspettarsi il peggio non aiuta nessuno. Perché sei andata all'appartamento stanotte? Ok. Cosa ci facevi nell'appartamento? Ci vivo, Sherlock. Beh, ci vivevo. Sì, effettivamente ho fatto una domanda un po' del Mi cazzo. ha fatto un rimpasto. Bella la risposta. Non la vedo spesso, ma prima d'ora non era mai sparita. Così nel nulla. Perché non ci vivi più? Adesso sì che si ricollega. Perché ha detto ci vivo. Perché non vivi più là? Per via di quelli come te, sempre a chiedermi aiuto. Oh, ma ti ho salvato la Io vita, voglio troia. parlare un'ultima volta con i loro cari, risolvere le loro beghe. Voglio bene a mia madre, ma non posso stare nello stesso posto troppo a lungo senza che mi trovino. Anch'io non stavo molto a casa da piccolo. So bene che è dura.
Conosci l'assassino? Hai già visto l'assassino prima di stanotte? Hai idea di chi sia? Voi sbirri siete così a corto di indizi che vuoi che io ti dica chi è l'assassino? Ora capisco perché vi serve aiuto. Non lo chiedo a tutti. Lo sto chiedendo alla testimone che ho appena salvato. Tra l'altro. Questa parte me la sono persa, per questo non gli avevo ancora fatto la domanda. Già, questa, magari la conosci, stava aiutando la polizia a ricostruire il profilo del killer della campana, come medium. Scusa, non mi dice niente. Però ho trovato questo nella casa. Parla di un diario delle indagini. Questo secondo me è utile. Un diario. Se lavorava al caso, è probabile che vi abbia annotato tutto. Sarà alla centrale. Davvero? Non sei al sicuro da sola. Qualcuno deve proteggerti. Stati di Cassandra. Noi troviamo le persone scomparse. Ho trovato te e posso aiutarti con tua madre. Il tuo problema è il mio problema ora. Non se ne parla. Non fraintendermi, mi hai salvato la vita e te ne sono grata, ma i tuoi problemi sono i tuoi problemi, i miei sono i miei. Eccole. Buona fortuna, ne avrei bisogno. E buona morte. Aspetta un Acci tua, parte già sono morta. Fermati un secondo, dai. Siamo dalla stessa parte, se tua madre è coinvolta dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme? E che pensi di fare? Sei morto! Sto meglio da sola, lasciami in pace! Ah, l'urlo assordante, è vero. Però sa qualcosa. Non posso lasciarla andare. Scopri dove è la testimone. Non posso lasciarmi scappare la testimone. Solo lei può aiutarmi a trovare l'assassino. Signori, finisce qui questo episodio. Vi lascio con un po' di suspense per il prossimo episodio. Mi raccomando, non mancate. Siamo, come ho detto prima, quasi alla fine. Pensavo, registrando questo video, di non essere alla fine in realtà, perché erano ancora tante le cose da fare, ma già con questo dialogo con la testimone, già avendo visto che la testimone ci può sentire, ci può vedere, siamo a buon punto in realtà. Noi a questo punto ci vediamo domani, ciao a tutti.